In questa quarta lezione sui colori acrilici affrontiamo un tema carissimo a molte persone che desiderano proprio imparare a dipingere, che è il tema del paesaggio. Allora, il paesaggio è una delle grandi tematiche della pittura, in parte sostituita oggigiorno dalla fotografia, però rimane comunque uno dei generi, diciamo, pittorici più apprezzati. Allora, per imparare a dipingere un paesaggio ci sono moltissime strade, anche perché il tutto dipende dalla tipologia di paesaggio che desiderate andare a ritrarre. Però, questa lezione è incentrata su un aspetto fondamentale del paesaggio, che è l'idea di profondità. E la profondità può essere data sia con la prospettiva lineare, geometrica, quindi con il disegno prospettico degli spazi che vanno via via a restringersi in lontananza, ma anche dal punto di vista pittorico dalla prospettiva aerea, che è quella prospettiva che riguarda il colore, cioè come si comporta il colore quando si allontana da noi o quando dobbiamo rappresentare degli spazi molto ampi. Il colore è fondamentale perché la sua digradazione in tonalità più tenui dal primo piano all'ultimo piano è ciò che ai nostri occhi percettivamente fa venire in mente l'idea di profondità. Quindi lo studio del colore applicato alla prospettiva aerea sarà il tema centrale di questa lezione e ci permetterà di realizzare un elaborato, questo in particolare che è un pretesto come al solito, per andare a capire come si comporta il colore in lontananza, quindi quali operazioni fondamentali devo fare sulla tavolozza e sul colore per ottenere un tipo di effetto realistico di lontananza. Vediamo adesso insieme come procedere. Per questa lezione useremo per la prima volta una tela, un cartone telato, per cui vediamo anche, diciamo, l'effetto della pittura acrilica su una tela. Iniziamo come al solito applicando il fondo, quindi metteremo una tonalità azzurra tendente al violaceo su tutta la superficie della nostra tela. Veniamo adesso all'aspetto pittorico, quindi prepariamo come sempre la cosa fondamentale per tutti i dipinti che andrete a realizzare, che è la tavolozza. Quindi come al solito un piattino pulito, io ho già preparato all'interno del bianco che mi servirà in quantità maggiori, lo teniamo lì pulito. Abbiamo due colori da creare. Il colore più importante con il quale facciamo la conoscenza oggi si chiama grigio colore o bistro ed è un colore neutro, un colore grigio, un grigio però appunto non creato dalla mescolanza del bianco e il nero, ma come abbiamo visto nella lezione sui colori, dalla somma dei colori primari. Questo grigio ci servirà a creare le sfumature, quindi la scala tonale che va dai colori vividi in primo piano verso i colori in lontananza. E quindi mescolando questo grigio alle tinte del paesaggio, qualunque esso sia, voi riuscirete quindi a creare l'effetto di lontananza, come se usaste dei gradienti, quindi una scala che va, diciamo, dal colore saturo al colore desaturato, quindi al colore, diciamo, dell'atmosfera. Quindi, come si crea questo colore? Questo colore si crea, abbiamo detto, dal mix dei tre colori primari, che sono il rosso, magenta, il giallo e il blu. Ovviamente, siccome il nostro paesaggio vira verso le tonalità fredde, in percentuale metteremo un pochino più di blu, faremo tendere questo grigio un pochino al blu. La stessa cosa si può fare, diciamo, facendolo tendere alle tinte calde, quindi per esempio al marrone, no? Oppure in altri paesaggi si può far tendere al verde, ad esempio, no? In maniera tale che si diventi più armonico rispetto a,
ai colori del vostro paesaggio. In questo caso noi abbiamo un paesaggio tutto giocato sulle tinte blu, per cui cerchiamo di porci in relazione a questo. Quindi magenta, giallo e blu primario. Ok. Queste sono le nostre tre tinte, adesso proviamo a mescolarle, perché appunto questo colore si ottiene non in maniera così semplice, nel senso che bisogna spesso effettuare anche diverse prove, no? Per vedere che colore esce. Allora, andiamo a creare la mescolanza e ci accorgiamo che questo colore vira un pochino troppo verso il verde. Ok, quindi complementare del verde è il rosso, ok? Per cui vuol dire che noi dobbiamo mettere ancora un pochino di rosso. Non troppo, perché altrimenti andrà a tendere verso il marrone. E adesso ci siamo. Questo è il nostro colore, che ovviamente andrà schiarito, ok? Perché così effettivamente è molto molto scuro. Quindi andiamo a creare una mescolanza, quindi andiamo a isolare una parte di questo grigio e andiamo a mescolarlo con una buona quantità di bianco. Abbiamo ottenuto le tinte che ci interessano. Ok, per il primo piano invece, quindi per i colori in primo piano, utilizzeremo un colore un po' più vivido, quindi metteremo solamente del blu. Possiamo mettere il nostro blu ciano. Io metterei una puntina di giallo per farlo tendere leggermente al verde, visto che stiamo comunque parlando di un bosco. E poi per scurire io non metto assolutamente il nero, ma ho a disposizione questo grigio scuro, ok, che posso mescolare direttamente alle tinte, oppure per ottenere tinte veramente scurissime, quindi quasi nere, posso mescolare il blu direttamente con questa terra d'ombra. Quindi è un marrone molto scuro, una terra d'ombra, che ci aiuterà appunto a creare le tonalità più scure. Prepariamo subito la tonalità scura. Adesso mettiamo ancora un pochino più di e andrei ad aggiungere, l'unica tonalità che aggiungerei è un pochino di blu oltremare, che ci può servire per rendere, diciamo, questa tonalità un pochino più morbida. Abbiamo adesso a disposizione tutta la nostra tavolozza per creare il nostro paesaggio. Quindi vedremo in semplici passi come è possibile arrivare al nostro obiettivo finale. Iniziamo. Allora, iniziamo a creare la prima fascia, che è questa, ok? Che sarà l'area, diciamo, in primo piano. Quindi quest'area in primo piano è caratterizzata da delle tonalità blu, diciamo, abbastanza scure, che poi sono intervallate da altre zone più chiare, ok? Abbiamo già un fondo azzurro al di sotto, quindi non dobbiamo insistere moltissimo aggiungendo colore. Nelle prime stesure di colore non dovete, come dire, spaventarvi se appunto la stesura viene in questo modo, quindi con la pennellata in vista, vedete? Perché ciò è assolutamente normale. È necessario proprio andare poi a creare più velature, una sovrapposta all'altra, per andare a uniformare il colore. Però all'inizio, quando stendete, diciamo, le prime mani, è normalissimo che ciò avvenga. Potete poi tirare il colore o lavorare con pennelli più grandi,
che appunto limitano questo effetto se non vi piace. Poi ci sono alcuni colori che per loro natura si stendono meglio ed altri colori invece che appunto sono più difficili da stendere, però vedrete che piano piano riuscirete a gestire qualsiasi tipo di colore. Si tratta proprio di iniziare a conoscere un po' lo strumento, il mezzo, il medium che avete in mano, no? Ecco fatto, allora ho messo la base per la mia prima parte, adesso devo cominciare a modularla, ok? Quindi andrò a modularla con dei colori più chiari in alcune parti e più scuri in altre, quindi cercando di creare appunto un po' di questi movimenti del terreno che io vedo. Consideriamo che per il momento non andremo a inserire ancora i dettagli degli alberi, che sono l'ultima cosa che poi si vede al di sopra. Però dobbiamo provare ad arricchire appunto questo colore e a modularlo un pochino meglio. E andiamo ovviamente a creare le luci con questo grigio chiaro che avevamo già preparato. Vado anche a creare, oltre che delle luci, anche delle zone un pochino più in ombra, no? Gli avvallamenti. E lo faccio sovrapponendo il mio grigio colore a questo blu. Addirittura in certe zone, per dare proprio l'effetto della neve, perché qui abbiamo comunque un paesaggio innevato, quindi un paesaggio innevato, diciamo, di sera, col buio, no? Quindi in un momento in cui la luce sta o nascendo o tramontando, no? Ecco qua, diciamo che come base per la prima parte adesso può bastare. Andiamo a risolvere anche un po' di altri, gli altri volumi, diciamo, gli altri colori, le altre masse di questo dipinto e poi ritorniamo come al solito. Allora, piano piano abbiamo quindi delle colorazioni che vanno a digradare verso il chiaro, il che vuol dire che noi andremo a prendere il nostro colore blu, ok? Lo mischieremo con il nostro grigio colore, in modo tale da desaturarlo, comunque spegnerlo, ok? E poi andiamo a mescolare al nostro colore chiaro. In questo modo otteniamo tutta una serie di gradazioni di blu sempre più chiare. Cosa molto importante, dobbiamo mantenere sempre i bordi morbidi. Quindi cerchiamo di evitare, diciamo, linee nette di contorno tra una tonalità e un'altra e proviamo a creare delle piccole sfumature. Andiamo avanti con il colore successivo e quindi io all'interno di questa tonalità vado ad aggiungere ancora del bianco, in maniera tale da allontanare ancora di più, vedete, questo piano rispetto a quello precedente. Il fatto di avere dipinto il fondo di azzurro uniforma le tinte, quindi vedete che sul contrasto, sul contorno fra una tinta e l'altra, non ho problematiche relative a buchi bianchi piuttosto che altre situazioni, diciamo, spiacevoli, no? Ma anzi, i colori si uniformano fra loro in modo assolutamente naturale. So che quando pensate al paesaggio sicuramente vi immaginate delle cose più complesse e ricche rispetto a questo esempio che vi ho portato. E ricordiamo che questo comunque è un primo corso, un corso base, quindi dà la possibilità un po' a tutti di imparare l'ABC della pittura. E tra l'altro, in generale, quando si cerca di imparare una tecnica, io trovo fondamentale la gradualità dei passaggi, no? Per cui andare a imbarcarsi in una, come dire,
in un soggetto estremamente complesso, ricco di dettagli, rischia di spostare il focus, diciamo, dalla pratica proprio della tecnica a degli aspetti più decorativi, no? E non è sempre positivo, perché poi spesso appunto chi non ottiene risultati immediatamente soddisfacenti molla, no? Allora, per ottenere dei risultati immediatamente soddisfacenti, il compito deve essere sempre alla portata, no? Di chi lo esegue. E quindi io vi suggerisco di cominciare proprio da soggetti semplici, come possono essere questi, che poi, voglio dire, hanno comunque la loro ricchezza, la loro parte interessante, eh? Per forza bisogna subito andare sui soggetti estremamente complessi. Ma questo vi aiuta enormemente. Allora, la parte terminale di queste montagne, quella che affiora, diciamo, dalle nuvole, la andiamo a scurire comunque un po' di più. Qui avremo poi una parte molto scura, ma cominciamo a velarla lo stesso di questa tonalità, così ne diamo un po' più di uniformità. Per rendere visibili, vedete, i contrasti tra una montagna e un'altra, quindi rendere, diciamo, visibili i volumi, dovete muovervi con delle semplici sfumature, quindi ricordatevi che la linea in pittura non è altro che il contorno, cioè la separazione fra una tinta e un'altra. Quindi quando voi decidete di creare un contorno, basta che modificate lievemente la tinta sul bordo e sicuramente appunto si noterà di più il contrasto rispetto alle tinte accanto, no? E vi creerà questo effetto, diciamo, di linea. La ricchezza di questo tipo di lavoro, di questo tipo di paesaggio che vi ho proposto, quindi non è tanto nell'aspetto relativo al disegno, che è veramente elementare, su questo non ci piove, ma sugli aspetti cromatici, perché non sottovalutiamo il fatto che queste tonalità che stiamo utilizzando non sono delle tonalità scontate, eh? Sono tonalità composte, create da diversi colori, e quindi vedrete che quando poi il dipinto si asciuga ha tutta una sua ricchezza, eh? Quindi suggerirà bene l'atmosfera che gli vogliamo dare. Tutto qua, allora finiamo anche con questa prima velatura, quindi con questa prima stesura dei nostri colori, e poi torneremo, lasciamo asciugare un secondo e torniamo a sovrapporre altre tinte che ci servono. Adesso lasciamo asciugare e poi procediamo con l'inserimento di tutte le altre tinte, i dettagli e ovviamente anche la costruzione un pochino più articolata del cielo. Un piccolo suggerimento che vorrei darvi, un suggerimento tecnico, è questo. Quando lasciate, diciamo, il dipinto ad asciugare per un po' di tempo o lo abbandonate per fare qualsiasi altra cosa, coprite il piatto con i colori freschi con un altro piatto al di sopra, magari mettete anche due pezzi di scotch al lato per sigillarlo, in modo tale da ritardare un pochino il tempo di asciugatura di questi colori, che altrimenti vi seccano subito, velocemente, per cui poi dovete per forza di cose rifarli. Adesso abbiamo fatto asciugare, diciamo, la prima mano di questo dipinto, e possiamo procedere con i dettagli per migliorarlo e ultimarlo, ok? Allora, la prima cosa che facciamo è cercare di uniformare un pochino diciamo, i soggetti al cielo, creando una sorta di piccolo effetto nebbia che facciamo con il bianco e il nostro grigio azzurro schiarito. Possiamo ovviamente utilizzare un colore un pochino diluito, un pochino trasparente, quindi mettendoci dell'acqua, in modo tale da creare appunto questo effetto nebbia di passaggio tra appunto il cielo e i soggetti. Quindi andiamo a mettere un po' di colore e con l'acqua andiamo a diluire
facendolo sparire poi sulle tonalità dell'azzurro. Ovviamente il cielo è da fare prima, è da sviluppare diciamo insieme al fondo, perché altrimenti facendolo dopo siamo costretti a girare attorno alle tinte e quindi l'effetto non sembrerà più quello di un cielo che sta dietro ai soggetti, ma sembra un cielo in primo piano, per cui assolutamente non va bene. Questa è la regola fondamentale, diciamo, della pittura. Si parte sempre da ciò che è più indietro verso ciò che è più avanti, no? Per cui è fondamentale impostare subito i colori dello sfondo, che devono essere ovviamente in linea con quelli del cielo piuttosto che degli elementi in ultimo piano. Creiamo quindi una sorta di aureola un po' vaporosa, no? In queste fasi è fondamentale non utilizzare grandi quantità di colore sul pennello, perché altrimenti andate a, come dire, a trasformare proprio tutto il fondo in una tinta ingestibile, no? Quindi piano piano, con poco, pochissimo colore sul pennello, andate a creare questo effetto usando l'acqua e poi il pennello a secco, quindi completamente o quasi completamente scarico di colore. Usando il colore trasparente state lavorando un po' come se fosse un acquerello, no? Quindi con delle velature sottili. Possiamo creare anche delle piccole, diciamo, nuvolette di foschia che muovono un po' il nostro cielo, no? Vedete? Andiamo avanti ancora anche da questa parte. Recuperando un pochino la sagoma, no? Delle montagne. Mettete il colore, poi bagnate il pennello, lo lavate e andate a sfumare verso le tonalità più chiare. Vedete che poi quando asciuga la tonalità è veramente molto molto tenue, no? In pittura la fretta è sempre cattiva consigliera, quindi vi consiglio quando vi mettete a dipingere di ritagliarvi il tempo che serve in modo da non dovervi continuamente, diciamo, interrompere, no? Le nuvole sono qualcosa di impalpabile, per cui non devono essere realizzate con dei colori molto densi, no? Provate ad ottenerle con delle tonalità liquide, trasparenti. Via via, man mano che asciuga, aggiungete i colori chiari finché non arrivate alla tonalità che desiderate.
Adesso andiamo a rinforzare anche questa tonalità blu che abbiamo inserito prima, perché appunto risultano apparenti, quindi in alcune parti è necessario andare a rinforzarle prima di andare a, infine a dipingere i dettagli, no? Quando andate a fare delle stesure successive su tonalità che avete già steso, vi renderete conto che è enormemente più semplice andare a stendere il colore, perché al di sotto abbiamo già una buona base. In primo piano lavoriamo con delle tinte molto scure. Vedete che una volta predisposta la tavolozza all'inizio del vostro lavoro, poi non andate più a toccarla, cioè avete già sulla tavolozza tutti i colori necessari e non dovete più effettuare modifiche. E questo è un grande vantaggio, perché altrimenti, appunto, come vi ho detto spesso, andare a recuperare una tinta già fatta è complesso. E poi cominciate appunto se cominciate a modificare i colori via via che lavorate, vi rendete conto che ne perde l'uniformità del dipinto e potreste trovarvi in difficoltà. Quindi il dipinto potrebbe cominciare a macchiarsi, potrebbe cominciare a cambiare tonalità in un punto rispetto ad un altro. Quindi questo è una cosa assolutamente da evitare. Allora, abbiamo recuperato un po' tutto. Adesso inseriamo ancora qualche movimento proprio del terreno con delle fasce un pochino più chiare sulle quali poi vado ad adagiare di contrasto gli alberi, no? Ecco qua, io credo di aver ottenuto abbastanza la ricchezza di tinte che mi servivano come base. Adesso posso iniziare a lavorare sui dettagli, quindi chiudo questa parte, prendo in mano il colore diciamo più scuro che avevamo creato, che è questo qui, che avevamo creato appunto con il blu più la terra d'ombra, e possiamo iniziare a dipingere al di sopra i dettagli. Stiamo andando veloci come un treno, ovviamente. Quindi mescoliamo questo tono, possiamo eventualmente inserire all'interno un po' di blu se vogliamo uniformare meglio, ok? E quindi io parto inserendo le zone scure. Lo faccio in punta di pennello e aiutandomi poi con un pennello a punta. Qui abbiamo una parte diciamo di alberi, quindi un piccolo bosco che si vede sulla cresta, no? Della montagna, e usiamo il pennello, adesso usiamo un pennello punta per andare a sviluppare gli alberi. Sono tutti pini in questo caso, no? Quindi a punta, e io lo faccio appunto con questo pennello che mi permette di ottenere più o meno, ecco, un effetto simile a quello che vedo, no? Potete utilizzarne anche di più sottili, lavorate in questo caso a piccolissimi tocchi, andando a riempire un po' di più le parti centrali e lasciando più libere quelle terminali, quindi della punta. Vedete che il colore che stiamo utilizzando non è un nero, no? Eppure non gli manca nulla nel suo essere scuro, no? Quindi non c'è necessità di inserire per forza il nero per le ombre nei nostri dipinti. Nel paesaggio poi ricordiamo che l'uso del nero è assolutamente sconsigliato, perché anziché creare un effetto di ombra vi crea un effetto di buco, cioè sembra quasi una cosa irreale piazzata lì. Passiamo anche a questa parte.
Voglio illuminare un po' meglio questa parte. I contorni fra un albero e un altro. Alcuni li renderò un pochino visibili con dei tocchi un po' più chiari, anche perché con la luce che abbiamo adesso sul dipinto diventano quasi invisibili proprio. Ok, quindi potresti illuminarli e poi si può ovviamente andare avanti come preferite, quindi potete arricchire, diciamo, il vostro elaborato di quanti dettagli avete bisogno, no? Anche dal punto di vista compositivo potete sbizzarrirvi come volete, no? Noi adesso non abbiamo, diciamo, necessità di proseguire oltre, perché l'effetto più o meno l'abbiamo reso noto. Qui adesso si può appunto proseguire elaborando quante variazioni avete voglia, no? Per arricchire il vostro dipinto. Però in sostanza l'effetto che volevamo ottenere l'abbiamo ottenuto. Quindi abbiamo visto come, di nuovo, gli aspetti fondamentali di questo lavoro sono la presenza di un fondo, la creazione di tinte digradanti verso il chiaro, costruite con un colore di base che è il colore in primo piano, che in questo caso era un blu scuro, mescolato al grigio colore o bistro, cioè il mix dei tre colori primari mescolati fra loro in percentuali variabili a seconda della nota di colore che volevamo ottenere. Quindi noi abbiamo fatto predominare il blu rispetto alle altre tinte. Potrebbe anche essere in un altro modo, quindi non è legge questa. Quindi la mescolanza dei colori dal più scuro in primo piano o dal più saturo in primo piano verso colori desaturati in fondo ci dà l'effetto di profondità. Poi abbiamo dovuto modulare le tinte utilizzando anche del bianco, cercando di far risaltare ogni singola forma. Infine, come ultima cosa, si vanno a realizzare i dettagli, quindi sul fondo pressoché finito. Queste le fasi. Provate anche voi a elaborare un vostro primo paesaggio e poi fateci vedere.